la mia cugina. È un fan cuisine. Mio cugino è un fan prodigio. Fammi pensare come attaccare. Lotta comunque il pezzo che ti mangia plastica. Come vuoi. Però dopo c'è il sigla. Ciao a tutti ragazzi, bentrovati qua con la terza puntata di Marlboro with Love from USA. Oggi siamo qua per recensire appunto il terzo Marlboro di questa serie di quattro pacchetti Marlboro. Oggi sono qua appunto per pum pum pum, pim pum pam. Sono qua appunto per recensire le Marlboro, mi ricordo, Advanced Touch, tutte blu, porca miseria. Quindi, come al solito arriverà il nostro amico chef, no? Mitch, non aprirle, ci penso io perché poi me le spacchi, ok? Sta arrivando da noi lo chef più rinomato della Merdel Cuisine, e lui è Michele Rocca. Eccomi qua direttamente dopo aver cucinato un piatto di cacca per il gruppo dell'Eurodance Ozone direttamente a Romania. E ora sono tornato qua, mi sono pulito le mani per parlare del pacchetto che è carino, è più piccolo, è più compatto, lo puoi tenere tipo ciurlare, sembra alla dimensione di un Nokia 5003 e come potete vedere è blu. Ma di quel blu, capito che Blu sembra blu, cobalto. come si può definire? Cobalto. Come se fosse un metallo blu, cioè sembra cromato, vedete il Blu pacchetto? cromato, blu cromo. Esatto, e sostanzialmente è uguale identico a quello di prima, però blu. La scritta Marlboro è più piccola, è in rilievo, la scritta Advanced Touch non è in rilievo, come appunto nelle altre là. Scritta Marlboro sopra in rilievo così, sopra blu, sotto rossa. Abbassa le mutande. E... Non farlo, Mitch, per Ah. favore. E non posso aprirlo perché Diego mi ha detto di non farlo. Però carino, nulla di eclatante, mi garbava di più l'altro. Ora possiamo tornare A a cucinare. cucinare. Quindi pacchetto blu bello, blu come cazzo vi pare a voi, adesso lo apro perché comunque sia c'è dentro anche il sigillo salvafreschezza che avevamo già visto nella puntata precedente. Anche qua clear sense, carboni attivi anche qua. Teniamo pulita la città, i minori non devono fumare, ormai è diventato un marchio di fabbrica. Meno odore di fumo, retrogusto morbido, chiusura salva freschezza per la seconda volta. Fatto ovviamente dalla Philip Morris, sempre classe A, come sigarette. E come al solito dentro c'è la nostra cara camera stagna per immergersi in tutta tranquillità. Che anche qua, queste qua sono sigarette più piccole, il pacchetto però è più ridotto, quindi il pertugio è ancora più ridotto, quindi è ancora più facile, è ancora più difficile pescarle, non è vero? Quindi procediamo alla scheda tecnica, che narra catrame 7 mg, nicotina 0,6 grammi, milligrammi scusate, per minchia 0,6 grammi mi sa che è un po' tanto, monossido di carbonio 7 mg, delle sigarette di fascia media con una media di 7 circa, pagate anche queste 5 euro se non sbaglio, quindi ci sta. Ovviamente sigarette più piccole, mi soffermerei sulla carta che di cui è rivestita questa sigaretta, che è una carta tipo foglio A4, non è più quella zigrinata con le zigrinature dove dicono che c'è dentro lo zolfo, l'alcantara, non so che cazzo ci sia dentro, poco me ne frega, però sono delle sigarette tutte fatte in carta A4, carta non so come cazzo si chiama. Tipo carta A4, nel senso per intenderci è tutta liscia, non è zigrinata, non è carta A4, spero ed esigo. Quindi, colpo della nicotina in gola 0, aggressività 0, hanno un sapore abbastanza amaro se non sbaglio. Abbastanza amaro, ma si sente davvero poco. Sarà magari anche per la dimensione abbastanza ridotta della sigaretta e dei filtri con i carboni attivi, ma si sente poco come amaro, ma è un amaro abbastanza. Scusate, ho toccato dentro. È un amaro abbastanza gradevole, tendente al dolce, non male, non troppo pesante, abbastanza leggerino. E un odore a metà tra l'acido e l'amaro, ma si sente di più l'acido, che è un acido che si
si sente, c'è, non dà così tanto fastidio, è anche abbastanza gradevole, da 1 a 10 gradevole 7 più o meno, non è così tanto cattivo, ma è fumabile, come amaro, anche qua un amaro abbastanza leggero, non troppo marcato, abbastanza gustoso, non tendente al dolce, ma più amaro, tendente all'amaro, quindi amaro. E anche queste sono delle sigarette che mi sono piaciute, quindi anche qua voto 8. Non capisco perché le hanno fatte così piccole. Vabbè, sarà della saga Touch, quindi è leggermente più ridotta, non è la King Size. Però nulla di che, come voto 8 ve le consiglio, sono delle Marlboro abbastanza gradevoli da fumare, un po' più piccole, nulla di che. Se le trovate prendetele, perché secondo me sono buone. Poi ovviamente un pacchetto più piccolo, quindi inizierò a bestemmiare quando dovrò metterle nella collezione, perché ovviamente mi riduce lo, cioè non è uno spazio standard perché è più piccolo. Quindi vabbè, ci vediamo alla prossima, alla quarta e ultimo episodio di Saga Marlboro. Ci vediamo alla prossima puntata, statemi bene, ciao a tutti.